regole del noi. calcio. Senti, il tifoso della Lazio identi subito, attiri l'attenzione a un telegiornale, a un notiziario. Detto il tifoso, che ne so, di una squadra del pizzichettone, non fa notizia. Quindi... No, ma io... No, no. Cosa gravissima settimana scorsa, quando stavo pure 10 giorni fa, quanto riguarda poi la vicenda dello stupro di Viterbo, addirittura ho visto un articolo con cui in cui era scritto laziale e poi tutto il resto della notizia, cioè per dire che comunque questo era un tifoso della Lazio, cioè... Clamoroso, paradossale, assurdo, cioè nel senso è una notizia che esula dal calcio, quella non c'entra nulla. Sì, come, perché sottolineare come c'è questo stato aspetto qui? Lo striscione degli irriducibili a Milano, no? Però subito si è francobollato, sì. Si sono francobollati i laziali quando poi c'erano anche quelli dell'Inter. E anche quelli del Verona, certo. Cioè. A parte a prescindere dal gesto, io non ancora devo capire quel fatto, perché dare il daspo per un gesto che col calcio non c'entra niente. Questa è una mia. Sono stati daspati quelli che già c'hanno il daspo. Ma perché? Perché comunque non puoi stare intorno ai 4 chilometri e mezzo rispetto a... Ma io sto a fare un'altra cosa che non riguarda il calcio. Firmato irriducibile. Ma io sto a fare un'altra cosa. Allora daspo. Teoricamente non potresti, se devi andare a fare una rapina, devi scegliere una rapina che non sta vicino a un evento sportivo, perché a prescindere non senza entrare nel merito del gesto, ma perché mi devi dare il daspo se io che c'entra? Sì, sì, sì. Perché non potresti, è una norma veramente assurda questa. Vabbè, già il daspo è una norma assurda, che ti fanno un processo senza il processo. Già de base è quello, poi prescindere. No. Dice intanto te diamo il daspo, sì, ma se sei poi innocente intanto per 4 anni non sei andato allo stadio, però ci scusi, lei è innocente. Dopo guarda. Sì. Come c'è stato quel tifoso fatti e rifatti, sì, ormai sì. Sabato c'è stato quel tifoso della Juve che ha mimato l'aeroplano, è stato daspato, cacciato via, cioè identificato, però quello è già quello è un gesto, vabbè, è giusto, brutto, che sia, no? Che gli sia successo, giustissimo, è chiaro, no? No, capisci, a noi ci colpisce a parti inverse, pur non facendo cose eclatanti subito, massacrati comunque. Vediamo se Renato ci risponde a sta domanda. Non ci ha risposto nessuno stasera a sta domanda. Renato, come si batte l'Atalanta? L'Atalanta si batte mettendo Luis Felipe al posto di Wallace, giusto? Sì. Anche. Si batte non, secondo me, non solo pensando al modulo, ma con la voglia, come abbiamo fatto nei primi 20 minuti del primo tempo. Secondo me si batte giocando come abbiamo giocato a Milano, si batte con l'unità di squadra. Solo così li puoi battere, no? Secondo me, ecco, una cosa che mettendo i giusti giocatori nella formazione giusta, che penso che Inzaghi ce l'abbia, no? Lo speriamo. Anche perché facendo il contrario di quello che abbiamo fatto ieri, e lo possiamo fare perché la squadra lo ha dimostrato, no? A sprazzi, però lo ha dimostrato. Sì, poco tempo fa a Milano. Quindi non è il solo Wallace che dovrebbe uscire, però. Che per esempio ho visto Luis Alberto che ha passeggiato tutta la partita. Sì. Io come dicevo prima, no? A prescindere da come sarà l'epilogo di questa stagione, bisogna rimettere in discussione tutti. E adesso ancora di più. Prima di giocare questa partita che darà un senso o positivo o negativo, comunque marcherà la stagione, bisogna che Inzaghi abbia il coraggio di fare determinate scelte. Io Immobile non rinuncerei mai, però per come sta giocando è difficile tenere fuori Caicedo. Certo. Correa a me piace. Immagino, cioè prova a non immaginarla, anzi, una finale che non ha un esito positivo senza l'innesto di Immobile in campo al primo minuto, immagino quello che può succedere il giorno dopo. Quindi, certo. Dici giustamente te, non si può neanche lasciare fuori un Caicedo che sta a queste condizioni. Assolutamente no. Cioè,
non puoi, non si può prescindere, anche perché era l'unico che teneva la squadra alta, l'unico che impegnava mezza difesa dell'Atalanta. Renato, ti piacerebbe vedere invece tipo un tridente contro l'Atalanta, tipo anche con Correa a supporto di Caicedo Immobile? Sì, però a questo punto io penso che chi scende in campo deve avere la consapevolezza di dare tutto, cioè alla fine non è solo questione del nome, no? Cioè a me Correa piace, però ieri insomma si vede che deve crescere ancora, no? Ieri pure lui non è entrato benissimo. Ieri non è entrato bene. Non era facile, ma insomma non era facile più. Però devi dare sei tu che devi dare quel qualcosa in più, no? Non c'è Milinkovic, Luis Alberto è così. Io avrei tolto Luis Alberto subito. Assolutamente. Avrei messo lui. Quindi la squadra ha dimostrato, no? A sprazzi, ti ripeto, di poter giocarsela, no? Anche la partita di ritorno con la Juve. Poi siamo stati sfortunati, no? Perché comunque ci hanno rimontato, poi abbiamo giocato bene. Quindi io sono al di là del momento, sono molto fiducioso, perché comunque è una partita in cui non puoi sbagliare, e in queste partite hanno dimostrato di poter fare risultato pieno, ecco. Poi io non mi aspetterò mai la goleada tranquilla, no? Devi cambiare squadra. Lo scorso anno che le facevamo le goleade, poi ne prendevamo altrettanti. Quindi quest'anno invece su quelle partite un po' tiratine, che facciamo al massimo uno o due gol. Quindi, sì, ma anche le finali precedenti, no? Mi ricordo con la Sampdoria e rigori, con la Roma l'abbiamo un po'. Così, soffriamo volentieri, se per alzare una coppa soffriamo volentieri, 120 minuti, non è un problema. Quella col Milan, la prima, quella storica del 98, che era la stessa Supercoppa con la Juve, vincevi 2-0 e rischiavi. Andata, perdi 1-0 dopo che hai dominato, inizi qua la partita, già stai sotto 1-0 col gol di Albertini. E la pure hai dovuto fare l'impresa, perché la Coppa delle Coppe 2-1 insomma siamo sempre lì, però come vi dicevo, quella con la Juventus, come andò la sequenza delle reti, invece la finale Coppa Italia che facemmo con la Supercoppa, dici, no? No, la finale Coppa Italia, quella che vincemmo nel 2004, quella che segnò Fiore. Sì, la Juve ribalta il 2-0 dell'Olimpico, va sul 2-0 a Torino, va 2-0 a Torino, e poi la Lazio con Fiore e Corradi rimonta 2-2. Però pure quella tosta, certo, anche lì perché avevi dilapidato un vantaggio assurdo, 2-0 dell'andata. Ma mi sa che famo prima il contrario, trovarne una semplice che abbiamo vinto a spasso, non me la ricordo. Poi naturalmente l'ultima in ordine di tempo di Coppa, appunto la Supercoppa, e ci ricordiamo una semplice c'è stata a Roma. C'è stata la finale di Coppa Italia contro l'Inter, l'anno che vincevano il campionato. 2-0. L'Inter stava, che la Lazio è andata là comunque spensierata. Tutti i capelli biondi. Ha vinto lo scudetto. Sì, è vero, vi ricordo. Nonostante all'andata, non mi ricordo che faceva. Che una passeggiata. Al ritorno ci siamo andati giusto per festeggiare così, e invece l'Inter non ne aveva proprio. E come dicono questi tempi, si è scansato. No, non ce l'ho, io la facevo proprio, nemmeno si è scansato, sono proprio a pezzi, quello non lo ricordo. Quella Lazio vinse quella Coppa Italia. Sì. Che Lazio, quello. Quella è stata l'unica, no. Semplice. Il doblete. Sì. Per usare questi termini spagnoleggianti. Vabbè, insomma, ci dobbiamo augurare che Wallace questi 10 giorni non faccia un buon allenamento, tale che il mister possa vederlo in forma e poterlo far giocare. Quest'anno le partite importanti è sempre schierato Luis Felipe, Acerbi, Radu. O Bastos, quindi sì, credo che era solo un modo per preservare Luis Felipe,
rinunciando direttamente alla partita pure di ieri, anche se non mi trovo d'accordo con me. No, sta preservazione, per non dire un'altra parola. No, beh, non capisco, io rinuncia alla partita di ieri. Non lo capisco, non lo capisco. Va bene, sì, così, dai, ormai è andata. No, Renato, però possiamo giocarcela. Prima di lasciarci, dai, visto che è una trasmissione tifosi, tre giocatori, uno per reparto, difesa, centrocampo, attacco, che ti piacerebbe vedere nella Lazio il prossimo anno? Qui mi prendi proprio in contropiede, no? Ma a me piacerebbe avere Lazzari, veramente, perché l'ho visto, quello è veramente, veramente bravo. Lazzari in difesa, centrocampo e attacco? Centrocampo. Lazzari in difesa? Lazzari, vabbè, giocherebbe esterno. Beh, Lulic. Ma guarda, io uno che ho visto bene quest'anno, proprio perché stando qui a Torino, mi è piaciuto molto Izzo del Torino. Già è fuori mercato, però cioè è fuori budget per la Lazio. Vabbè, no, era per sognare, da tifoso, giustamente. Izzo un culo. No, vabbè, se no ti direi dei Light dell'Ajax, però... giusto, c'ha ragione Renato, se devi sognare segniamo per bene. Comunque su Izzo mi trovi d'accordo, un gran bel difensore. Sì, sì. Con The Light dell'Ajax di fare un contratto di 10 anni, così non evitiamo. Sai, con gli olandesi siamo un po'. Li devi blindare, sì, perché sono un po', diciamo, leggermente avvezzi al Dio Denaro. Esatto, stavo per dire la stessa frase. Dai tempi proprio dei commercianti. In attacco? Sì, sì. In attacco, guarda, io avevo la mia sicurezza di Immobile, però qui bisognerebbe prendere uno che sia che le faccia da concorrenza. Terrei Caicedo, perché comunque ha dimostrato, cioè uno il bomber di scorta, però comunque uno che si impegna, che veramente mi devo ricredere anch'io, perché alzo la mano anch'io, l'anno scorso l'ho criticato, l'avevo persino paragonato a De Zotti, se vi ricordate. No, dai, ingeneroso proprio. Sì, no, ma lo dico, faccio pubblica ammenda. No, prenderei uno che possa veramente Immobile, comunque gli metta il sale sulla coda, no? Ora non mi viene un nome in particolare, però uno di livello, tipo Guagliarella, non so. Questi Belotti, no? Belotti, per far contento Alberto, così almeno insomma, però in sostanza vorrei giocatori di più qualità, mi aspetto meno scommesse, no? Durmisi, questa gente qui, che poi magari si possono rivalere in futuro, però voglio giocatori già pronti, no? Anche se non dimentichiamo che ci sono stati giocatori che alla Lazio il primo anno sembravano persi e poi il secondo sono trasformati, certo. Infatti, uno per tutti è Luis Alberto, certo. Quindi magari giocatori che abbiamo visto pure poco in una stagione con alti e bassi, in una stagione dove tutto va bene, anche se poi quelli che abbiamo visto mi sembra più di una volta, e credo che le potenzialità siano quelle, magari forse l'unico Beriscia, che può essere è Beriscia, ma su quella è una certezza, quindi se Beriscia rientra dall'infortunio non lo so. Infatti, ma a me verrebbe da prendere un Muriel, cioè uno da bomber vero, insomma, uno un bomber vero, uno che la butta dentro. C'è Bale che è stato scaricato da Zidane, se avanzasse, se c'è da sognare. Allora sogniamo, non so, no, anche perché faresti il sacrificio Bale Robben Cederei pure Wallace per loro, sì. Guarda, pescherei un giocatore tipo Klose, no? Quando è stato pescato così, no? Mica male. Una cosa del genere, no? Poi quando arrivò Sissé, tutti stravedevamo per Sissé e pensavamo che fosse arrivato Klose a fine carriera, invece fu tutto il contrario. Sì, Renato. Sì, guarda. Grazie per essere stato con noi.
Ti abbiamo fatto fare i dati a mezzanotte e 20. No, vabbè, tanto record, io non, stasera non lavoro. Record quindi... del Nido delle Aquile a mezzanotte e 20. Ci ha fatto assolutamente piacere parlare con te, ci risentiamo sicuramente. Anche per me. A stagione sì, sì. Conclusa vorrei salutare